Massimo Naferro per parlare del tema della violenza sulle donne, di cui il 25 novembre ricadrà, diciamo, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E in Piazza dei Ferrari in questo momento si sta svolgendo l'evento organizzato da World of Dolls in sinergia con Regione Liguria. Voi collaborate da parecchi anni, ci può parlare un attimino di questo vostro rapporto? Sì, allora, Regione Liguria è sicuramente molto sensibile al tema della lotta contro la violenza sulle donne. E sono 6 anni che World of Dolls esiste qua in Liguria, infatti abbiamo questa bellissima e soprattutto esemplificativa opera di strada che è proprio qua dietro al Palazzo della Regione, che è proprio il simbolo della lotta a questa violenza sulle donne. È una sinergia che va avanti da molti anni, Regione Liguria anche ogni anno propone una campagna diversa, diciamo, anno per anno. In particolare quest'anno ha voluto coinvolgere non soltanto la regione la città di Genova, ma tutta l'intera regione. Infatti su ogni provincia abbiamo preso accordi con le aziende di trasporto affinché potessero essere munite di questi bolloni, che magari poi farete una ripresa con lo slogan "Qui non c'è posto per la violenza". Ci sarà simbolicamente un posto rosso su un autobus per provincia e, diciamo, tutti gli autobus saranno dotati di questo slogan "Qui non c'è posto per la violenza", e alle mie spalle ci saranno anche i numeri di telefono e i riferimenti dei centri antiviolenza di ogni provincia. Quindi senz'altro in questo momento, mentre proprio stiamo parlando, si sta svolgendo il flash mob di World of Dolls, perché come sappiamo World of Dolls è il movimento delle donne, un movimento creato da Joe Squillo, e quindi c'è sicuramente questo fil rouge che collega anche al mondo dell'arte, della cultura, quindi attraverso anche il messaggio della danza, della canzone, del ballo, ci sarà la possibilità di veicolare forse ai più giovani, che è il tessuto su cui dobbiamo più insistere per dire no a questa grandissima piaga. Una domanda, nella nostra regione, in Liguria, il fenomeno violenza sulle donne che portata ha e come sta reagendo la nostra regione per combattere? Beh, allora, parlando appunto con Giusquini, ci ha anche fatto i complimenti qui in Regione Liguria, perché ha molto sentito questo problema. Stiamo reagendo come cerca di reagire un po' tutto il mondo. Quindi cercando di non pensare al 25 di novembre come solo quel giorno in cui dobbiamo fare questa lotta, dobbiamo armarci per quel giorno, ma come dico io, il 25 di novembre è tutti i giorni. Già il fatto che quest'anno abbiamo avviato una campagna di lotta contro la violenza sulle donne, che non dura soltanto il 25, noi oggi siamo al 20 di novembre, siamo su un autobus, sono già da 2 giorni che gli autobus stanno circolando intorno alle province, e questo durerà per un mese, proprio al fine di poter cercare di sensibilizzare per un arco di tempo più ampio possibile. Ultima domanda, a volte siamo... a volte si ha un po' l'impressione che per quanti sforzi si faccia contro la violenza sulle donne, si arrivi sempre un po' tardi, diciamo, no? Che gli aguzzini, questi uomini violenti siano sempre di più e arrivino sempre prima, no? Per una donna che viene aiutata, che viene salvata, ce ne sono tante altre che purtroppo non ce la fanno. Dove dobbiamo andare a puntare per cambiare questo? Sì, questo è vero, anche perché insomma ovviamente gli esiti negativi, diciamo, i femminicidi, che sono poi, diciamo, l'esempio proprio più lampante di quella che è la violenza che si opera appunto sulle donne, ci può far scoraggiare a volte. Io credo che il messaggio, che è quello che noi vogliamo fare, è proprio quello di iniziare dalle radici, cioè nelle scuole, a fare formazione nelle scuole, perché proprio dai bambini, i bambini sono spugne, loro assorbono tutto, assorbono nel gioco, nello sport, nell'insegnamento, e se si riesce ad instillare sempre di più il messaggio di come si devono trattare le mamme, le sorelle, le nonne, le amiche, le future fidanzate, le future mogli, sicuramente questo sarà, secondo me questa è la strada migliore per forse iniziare a far cambiare un po' le cose, a far cambiare la cultura. Va bene, la ringrazio, dottoressa, è stata gentilissima.